Vi assicuro che ogni volta che ciascuno di noi è entrato in una delle carceri che abbiamo visitato, San Vittore, Marassi, Nisida, non sapevamo bene che cosa ci avrebbe aspettato. Eppure la potenza del guardarsi in faccia, del fare un gesto per uscire dal nostro recinto, perché qualcuno deve iniziare ed è sempre la responsabilità di chi ha maggiore facilità per farlo, le istituzioni hanno una responsabilità più grande in questo, basta fare un passo e tante volte il resto viene da sé. Lo dico a chi è qui, alle istituzioni presenti, ma lo dico anche a voi ragazzi. In quanti muri ci rinchiudiamo, quante porte si chiudono nei momenti di tristezza, di buio, di difficoltà, di solitudine, di disperazione, di fatica. Quante porte chiudiamo che sono porte chiuse inutilmente, perché sicuramente da una porta chiusa non può entrare nulla di buono. Allora, al di là e oltre quello che può significare per la giustizia penale, che è il tema principale che è al cuore di questo docufilm, guardiamo anche oltre cosa vuol dire per le nostre umanità. Aprire una porta e fare un passo. Chissà chi incontro di là. Chissà che cosa si può sprigionare di imprevedibile, di inedito, di non conosciuto. E guardate che quello che avete visto accadere lungo questo tragitto, preparato, documentato, impegnativo, in fondo è quello che sta accadendo in questa sala. In questa sala ci sono le autorità e c'è una porzione importante della società di questa regione, perché ci sono qui le generazioni più giovani. Quello che avete visto nel film si sta riproducendo ora e questo evento è un evento importante perché è dai ponti che si possono percorrere che cose nuove possono nascere. Allora, le vostre domande sono domande che vanno diretto al cuore di tutto il sistema della giustizia penale. E così come le avete formulate, mi dispiace doverlo dire, ma io non posso rispondere, perché io sono un giudice che potrebbe trovarsi a giudicare o a prendere posizione proprio su queste questioni che sono il punto vivo del dibattito. Penso che possiate comprenderlo tutti. È doveroso da parte mia non aprire bocca né sui problemi di attualità né su profili di costituzionalità sui quali la Corte potrebbe doversi esprimere e io non posso certo anticipare né il mio giudizio né tantomeno quello della Corte. È proprio un dovere del giudice astenersi da questo.